Per capire un po' meglio il valore autentico della parola amicizia, siamo nell'Istituto Salesiano Don Bosco di Macerata, siamo esattamente con Don Gaetano Romano, responsabile del centro giovanile, quindi responsabile dell'oratorio. Don Gaetano, esiste ancora allora questo sentimento puro dell'amicizia? Vedo tanti ragazzi alle sue spalle, tra l'altro, quindi vorrei sperare in una risposta positiva. Io innanzitutto mi scappa da fare una predica perché sono un prete, però non la faccio, no? Il valore dell'amicizia è un valore fortemente evangelico. Gesù si è definito amico innanzitutto, no? E non maestro. E poi secondo me è un valore umano molto, molto forte, no? Anche tra due persone che sono sposate, se non rimane il senso dell'amicizia si rompe tutto quanto. Secondo me esiste questo valore, anche se messo in crisi un po' dal forte individualismo e dalla costante ricerca di autorealizzazione personale, no? Non c'è più un senso collettivo del fare le cose insieme, ma ognuno cerca di realizzarsi un po' da solo. Questo mette in crisi questo valore, però esiste ancora. Cosa fa l'Istituto Don Bosco proprio perché per tenere alto questo senso dell'amicizia? Allora, a livello scolastico, perché qui c'è anche la scuola, si studia, però si fanno proprio delle giornate dell'amicizia, no? Quindi dei giorni in cui si va fuori con i ragazzi, quelli delle medie, e si cerca proprio di, attraverso delle dinamiche, di fargli riscoprire il valore dello stare insieme, del condividere un'esperienza. La stessa cosa cerchiamo di fare in un ambiente meno formale, no? Anzi, decisamente informale come l'oratorio, dove attraverso il gioco, attraverso alcune dinamiche che vengono comunque accompagnate da degli educatori, no? Non soltanto sacerdoti ma anche dei laici. Come sono i ragazzi di oggi? Molto diversi da quelli di ieri? Come affrontano questo sentimento dell'amicizia? Qui magari do una risposta, non saremo tutti d'accordo. Io credo che i problemi e le cose positive e negative fondamentali siano più o meno le stesse. Diciamo. Un giovane cresciuto nell'ambiente dei Salesiani che è ancora in questo ambiente. Sì. Quindi tu di storie di amicizia ne avrai sicuramente vissute. Come si vivono queste storie? Ma le storie di amicizia che si costruiscono nei locali come questo sono più svariabili. Sono le amicizie che purtroppo a volte finiscono male perché nella vita bisogna fare delle scelte che a volte ci allontanano un po' da quello che i nostri amici in quel momento fanno. Però la mia esperienza qui, sia col gruppo scout che anche con l'oratorio, come i giochi qui che vedete con i ragazzini, fin da piccolo ho avuto modo di tenere vivi quei legami che ho costruito qui e mi hanno portato ad essere ora grande, ma avere ancora delle amicizie storiche che ho avuto fino a quando avevo 11-12 anni. Quindi ci racconti una bella storia di amicizia. Tempo fa ci sono stati due ragazzi, erano due attaccanti, e c'era un po' di rivalità sotto questo aspetto. È stato dura, però alla fine, mentre all'inizio appunto c'erano queste invidie e quindi dentro il campo non si passavano la palla, alla fine lavorandoci siamo riusciti a farli diventare dei veri amici e riuscivano a collaborare e essere positivi per la squadra.